Ciao! Oggi sono in vena di riflessioni filosofiche di una certa importanza ed è il motivo forse per cui mi vedi anche tutta vestita di nero, con i capelli tipo Morticia. Perché veramente i social a volte ti portano a pensare a cose superficiali, o meglio, a fare delle analisi di tipo superficiale. Invece, se hai voglia di andare oltre, di non fermarti all'immagine che ti dà, che ti riflette, come in uno specchio deformato, un social tipo Facebook, puoi scoprire delle cose della vita che hanno un'importanza fondamentale anche per te. Mi spiego. Oggi guardavo la fotografia, davvero molto bella, di un mio contatto. Un bel ragazzo, pieno di muscoli fotografati in tutte le pose, in tutti i modi davanti allo specchio. E tu diresti: vabbè, è un bel ragazzo che si fotografa allo specchio, un po' Narciso de Narcisis, come ce ne sono tanti, ma questa è un'analisi superficiale. Non bisogna mai fermarsi a quello che si vede, bisogna andare oltre l'immagine. E oltre l'immagine io vedo che, a parte il six pack, il settimo pack non è pervenuto. E questo vuol dire andare oltre l'immagine. Che insegnamento ho tratto io da questo fatto? Aspetta che faccio un altro ingrandimento. Eh no, niente da fare, niente da fare, tu mi capisci, vero? Allora, l'insegnamento che ho tratto, amici, è questo: che non è tutto oro quello che luce. Parlando di metalli, però, io preferirei parlarti della lucidatura, soffermarmi sulla lucidatura. Allora, amica, amico che fai wire, oppure hai semplicemente la necessità di lucidare i metalli, tieni presente questa possibilità. È la finitura, ok? Utilizzando queste paste abrasive, sembrano delle cere, hanno una consistenza molto solida, paste abrasive lucidanti. In particolare quelle che uso io sono questa bianca, poi c'è una pasta con una grana, questa ha una grana abbastanza, diciamo, grossolana, diciamo così. Poi c'è il Tripoli, che è questo marrone, ok? Che è una pasta di una media pulitura. E poi per la pulitura finale uso il Red Rouge. Vedi? Sembra proprio una cera, sembra un bastoncino di cera di quelle che si usano per i mobili. Ok? Adesso ti mostro come si usano e anche che risultato danno. Ecco le paste abrasive che uso io. Sappi che ce ne sono di molti tipi, anche specifiche per i vari metalli. Io utilizzo quelli per l'argento, poi in realtà li utilizzo anche per il rame, l'ottone, insomma, questi sono specifici per l'argento. Ci sono varie grane. Io ho queste tre che per il mio lavoro direi vanno benissimo. Questa bianca, questa pasta bianca, biancastra, è la più, diciamo, grossolana, è quella che dà una prima sgrossatura. Poi c'è la pasta marrone, come vedi si presentano come bacchette, come pezzi di cera molto dura, ok? Allora, questa marrone è una via di mezzo, questa si chiama Tripoli, ok? E poi c'è il Red Rouge, che è quella, la pasta finale, quella che si dà in ultimo per avere una finitura molto più raffinata, a specchio direi. Molto dipende in realtà anche dall'attrezzo che usi. Io uso un attrezzo tipo Dremel, anzi è un vecchio Dremel. Purtroppo qui non si può regolare la velocità, però sappi che qualsiasi attrezzo tu userai di queste dimensioni, piccolo, ok? Se ha la velocità regolabile è molto meglio, ovviamente. Naturalmente io uso questo perché faccio piccoli, utilizzo questa specie di cera, ecco, diciamo una cera abrasiva per i metalli su piccole superfici, però sappi che tu puoi utilizzare anche questa cera abrasiva, questa pasta abrasiva, anche sulla ruota di stoffa,
normalmente di stoffa, che si applica alla mola da banco, ok? Che io ho in cantina, ma siccome pesa una tonnellata, non ho potuto spostarla da lì. Comunque diciamo che questo è anche un attrezzo di questo genere, per chi fa gioielli in particolare o comunque oggetti piccoli, va benissimo, va benissimo. Allora, poi ho acquistato, guarda, questa è una ruota di stoffa, semplicemente di stoffa, ok, che si trova molto facilmente nei fai da te. Allora, io ne ho una per ogni tipo di pasta. Preferisco non mischiare troppo i prodotti tra di loro, le grane. Quindi ne ho una per il Red Rouge e ne ho una per il Tripoli e naturalmente questa che è quella per il bianco. Adesso io ti faccio vedere velocemente su un pezzetto di ottone come procedo. Allora, bisogna caricare la ruota con il bianco, ok? Adesso spruzzerà un pochino, è normale, andrà un po' dappertutto, over the rainbow, perché appunto la velocità non è regolabile. Allora, vecchio come il cucco questo coso, però. Allora, ne prelevo un po' e scaldo anche un po' questa pasta. Mi carico in abbondanza e poi ora io lo faccio su una superficie ovviamente liscia, ma potrebbe essere anche più intricata, più lavorata. Voglio insistere un po' di più. Ok, naturalmente poi si può, normalmente basta, un tempo come questo basta, però se volete potete insistere e verificare ogni volta come viene la lucidatura, naturalmente. Adesso io tolgo questa rotellina, vediamo qui, sempre qui, una cosa un po' complicata. Allora, metto il Tripoli, la rotella specifica per il Tripoli. Allora, so che c'è chi non cambia le rotelle, è una scelta vostra. Io preferisco perché essendo già una cosa piccola, non voglio che mi si mischino i materiali tra di loro, però è una scelta. Ok, sì, è fissata. Stessa cosa, quindi adesso passo al Tripoli. Ah, una cosa. Io normalmente pulisco. Allora, dovrei avere uno straccettino qua. Ora vi faccio vedere. Io normalmente tolgo l'eccesso, preferibilmente sotto l'acqua, naturalmente. Allora potete usare uno spazzolino già vecchio e pulirlo sotto l'acqua utilizzando o sapone qualsiasi, oppure anche io uso il dentifricio. Ok? Quindi tolgo un po' e poi passo alla seconda. Vi dico che non tutti fanno così, quindi questo è il mio modo di procedere, ci tengo sempre a sottolinearlo. Allora, prelevo un po' di Tripoli, che è questa pasta marrone. Senti, senti come muore. Allora. Stessa cosa di prima, pulisco un po'. Già si apprezza una certa differenza, vero? Ok? E adesso finisco, andiamo un po', intanto vorrei che si vedesse un po', comunque si apprezzasse già ora un minimo di differenza. Una cosa, vorrei aggiungere questo. Allora, io non vi ho mostrato tutta la preparazione del pezzo, perché qui ci sarebbe veramente da dire moltissimo. Se avete dei segni importanti, dei graffi sulla superficie, non pensiate che questo prodotto possa risolverli e toglierli. Prima dovete lavorare sempre e preparare la superficie con la carta vetrata, come ho detto tante volte, è una cosa necessaria, ok? Questa è proprio la fase finale della lucidatura. Allora, adesso passiamo
Ops. Per togliere questa cosa. Dunque, adesso passiamo al Red Rouge, ok? Mettiamo via la rotella per i tripoli. No, di qua. Cerco l'incastro, pare che l'abbia trovato, sì. Ora carico il Red Rouge. Insisto un po', eh? In teoria già sarebbe sufficiente, però. Allora, io ora pulisco, vediamo se si vede una differenza rispetto alla, come io mi aspetto, rispetto all'altra parte. Vediamo, un pochino sì, soprattutto qua. Adesso, amica amico, io passo un attimo sotto l'acqua questo metallo in modo che ti possa far vedere meglio il risultato. Ecco, questo è il risultato. Penso che si possa apprezzare una differenza tra le due parti. Vedi? Naturalmente più insisti, più il risultato sarà migliore. Questa è chiaramente una dimostrazione sull'utilizzo. Però si vede. Allora, quindi anche se sei una wire workers o un wire worker, se ami metalli, lavori metalli, hai bisogno di lucidarli, pensa a questa possibilità. Nell'info box ti scrivo tutte le informazioni necessarie per acquistarli, se vuoi acquistarli, per lavorarci, insomma. E ecco fatto. Ecco amiche e amici, allora questa è una dimostrazione, naturalmente potrete ottenere risultati ancora migliori, sempre come vi ho detto già, facendo precedere una levigatura, possibilmente una levigatura già accurata con la carta vetrata. Comunque io spero che ti sia stato utile, che tu abbia tratto dei suggerimenti per il tuo lavoro e intanto ti rimando al prossimo video. Ti ringrazio se mi hai seguito fino a qui, anche se non mi hai seguito fino a qui. Un abbraccio, un bacio, ciao!